oggi. È minigonna? No. No, mamma mia. Brutta scena, no, in giro. Ma perché? Ecco, prego, non cambiate canale. Guardate, Gramellini, che buonasera. Piacere vederla qui. Non è reciproco. In questo, ma invece io sprizzo di gioia. Ecco, mi ha fatto prendere un colpo questa settimana. Che è successo? Lei mi ha fatto prendere un colpo questa settimana quando c'è stata pochi giorni fa la notizia che avevano chiuso il programma TV di un noto giornalista televisivo piemontese di nome Massimo. Mi sono detto subito, eccola là, eccola là. Gramellini si è fatto beccare dalla DIA mentre pagava in nero Vecchioni, eccola là, io lo sapevo, quante volte ve l'ho detto che non deve pagare in nero Vecchioni, deve impararsi a fare la fattura elettronica pure lui, quante volte gli ho dovuto dire. Poi fortunatamente no, era Massimo Giletti, mi era preso un colpo, però attenzione perché oggi è lui, un domani potrebbe toccare a qua tocca fare posto a Pino Insegno, tutti i programmi Gramellini, Pino Insegno va a prendere il caffè a Palazzo Chigi, Palazzo Chigi, lei al massimo mi va a prendere la camomilla alla Prologo di Pinerolo, lei capisce? No, io adesso vivo a Roma, non vado più, al limite vado a prenderlo a Trevignano, che è vicino. Gramellini, mi dia retta, qua bisogna pensare a un piano B nel caso in cui ci chiudano, per esempio perché non mettiamo su una bella truffa come la veggente di Trevignano, no? La signora che faceva piangere la Madonna con sangue di maiale, che adesso è accusata di abuso della credulità popolare, che peraltro è lo stesso reato che potrebbero contestare a lei, Gramellini, per questo programma, quindi già che ci siamo, no, potremmo arrotondare. Io tra l'altro devo dire, Gramellini lo vedo bene come santone, come veggente. No, nel senso, lei io ce la vedo che potrebbe prevedere morti, disgrazie, feriti, un po' una sua buonasera, ecco. No, ma nel senso che ci potremmo, Gramellini, ci potremmo, ci potremmo specializzare in truffa agli anziani. Tanto, ecco. Gramellini, lei mi fa forte fra le vecchie, no? Quindi li aprono senza problemi la porta di casa, la lasciano entrare, no? E come la veggente di Trevignano moltiplicava pizze e gnocchi, attenzione, pizze e gnocchi, mica pizze e fichi, no, pizze e gnocchi, lei, Gramellini, mi potrebbe moltiplicare mela cotta e semolino, per esempio, no? E potremmo coinvolgere anche gli ospiti, no? Come nella nostra tu, per esempio, Zanchini, mi scusi, Zanchini, lei, per cortesia, non potrebbe mettersi a piangere sangue di porco, che le costa? Okay. Ma ne basta leggere un libro di Gramellini, le verrà spontaneo, veramente, veraghieno, anche lei, veraghieno, mi basta che lei adesso si sente male, poi di nuovo bene, e dice che è guarita grazie a Gramellini. Oppure, meglio grazie a Raimondo. No, ma io mi accontento di essere un'ancella al fianco di Gramellini. Ma meglio ancora, potrebbe cominciare a parlare una lingua a lei sconosciuta, tipo l'italiano sgrammaticato. Okay. Perché se adesso Veragheno dicesse un congiuntivo sbagliato, tutti penseremmo possessione demoniaca. Poi diciamo, Gramellini ha cacciato il demonio, miracolo. Del resto, io stesso posso testimoniare che Gramellini fa i miracoli, perché chi c'è più miracolato di me in questa trasmissione? Sì, obiettivamente. Ecco, obiettivamente. È la prima cosa vera di tutto quello che ha detto. Sì. Comunque, non solo Gramellini, non solo la maga di Trevignano, questa settimana è stata segnata dalle truffe e le principali ve le svelo io con la mia classifica, che è un sigla. Altro momento di truffa televisiva. Prego, sigla, sì. Che bello sentire Gramellini che dice sigla come un conduttore di Striscia, bellissimo. Sì, mancano solo le menine. Va bene, allora la classifica di questa sera è dedicata alle principali truffe della settimana. E al terzo posto abbiamo Re Carlo d'Inghilterra, che è stato truffato dalla casa reale inglese. Infatti manca meno di un mese all'incoronazione ed è ancora tutto in alto mare. Sono indietro con i preparativi, i vestiti non sono ancora pronti, Harry viene, Meghan no, e soprattutto Carlo diventa re di un paese in recessione, l'Inghilterra, uscito dall'Europa, pieno di debiti. Povero Carlo, gli hanno promesso un trono per 30 anni e adesso si è beccato una bella fregatura, tanto che Camilla gli ha suggerito di rivolgersi al Kodakons. Al secondo posto fra le truffe della settimana abbiamo la denatalità italiana, infatti i nuovi nati sono sotto i 400.000, siamo al minimo storico, ma la truffa sta nella lettura del dato, perché certo che facciamo sempre meno figli, siamo il paese più vecchio d'Europa, cioè siamo settantenni, ottantenni, chi devono fare i figli, i centenari? Ecco, e poi dovremmo essere contenti perché comunque quest'anno sul pianeta siamo in 8 miliardi, quindi la nostra denatalità è una scelta di ecosostenibilità. L'Italia non fa più figli per salvare il pianeta, bravi italiani. E al primo posto fra le truffe della settimana abbiamo la truffa del secolo, la truffa del secolo, il terzo polo di Renzi e Calenda, eccoli qua, gli eredi di facile, vuol vincere una truffa facile. Ai danni degli elettori italiani, come non si vedeva dal crack Parmalat. In molti non hanno capito bene quale sia stata la ragione della rottura fra i due leader, e in effetti le ragioni sono complesse, ci sono dei motivi politici, provo io a farne una sintesi molto politica. Sostanzialmente Renzi e Calenda hanno rotto perché prima io, no io, ha cominciato lui, no lui. Questa la sintesi, l'estrema sintesi politica della situazione. Ed ora
prima di salutarvi vorrei dire anch'io la mia sullo scandalo della settimana. Lo scandalo, lo sappiamo, che ha travolto il Dalai Lama. Il Dalai Lama, l'abbiamo visto tutti, il quale ha chiesto a un bambino di succhiargli la lingua, e questo è un incontro pubblico, figuriamoci in privato. Il Dalai Lama, che ora rischia di passare da 7 anni in Tibet a 7 anni in carcere, il Dalai Lama, dicevo, si è poi scusato, ha detto che la sua lingua era soltanto uno scherzo, un namaste alla francese. Ecco, c'è da dire in effetti che il Dalai Lama è solito fare di questi scherzetti, ne abbiamo le prove, infatti vi mostro una foto che ritrae il Dalai Lama mentre chiede succhiami la lingua a Massimo Gramellini, che poi è una cosa che tutti gli anziani chiedono a Gramellini quando lo incontrano per strada. Ecco, ci tengo a dire che io ho grande rispetto per il culto buddista, anch'io infatti spero un giorno di reincarnarmi in chiunque, tanto nel mio caso sono tutti meglio di me, anzi se permettete io vado a reincarnarmi già stasera. La ringrazio. Grazie a voi, allora, arrivederci, namaste.